Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 con un nuovo episodio di This War of Mine. Allora, eravamo tornati con il nostro vecchio Boris, con il nostro vecchio Boris. Guardate quanta bella roba avevamo preso, ma l'avevamo già visto. Allora, Boris, sei felice, ti faccio mangiare una bella scatoletta, anzi. Poi ti mando a nanna. Tu hai fame e mangi invece un bel piatto caldo. Tu mi vai a fare del materiale del combustibile. Me ne fai... No, questo qua 4, fammene 4, produci. Tu hai fame, al momento vai solo a mettere l'acqua, che adesso faremo una cosa per l'acqua. Tu sei felice e sei stanco, vai a nanna. Tu hai mangiato, metti la cosa nella gabbietta, in modo tale da produrre altro cibo, produciamolo, vai. Vai a sentire la radio per piacere adesso. Le sigarette e il tabacco sono tornate in alla sfrangia. Malattie, carenza di acqua, materiale medico. Ok, materiale medico al momento. Non vedo nessun'altra notizia a parte il freddo adesso che sarà qua. Fa ancora più freddo, sì. Nessuna nuova notizia sui combattimenti, quindi... No, tu devi stare qua, t'ho detto, perché adesso tu mi produci due di questi, me li produci, grazie, 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 grazie Salvino, grazie Tino. Tu hai fame, vai a mangiare una scatola... No, tu devi stare qua che devi... mi sta producendo. Non posso ancora farlo, adesso posso, produci. Ok, tu cosa vuoi fare? Vatti pure a sedere se vuoi. Ok, vai. Cosa c'è tu? Produci, tu cosa vuoi? Di sicuro Mark aveva un buon motivo per arrischiarsi a salvare quell'ostaggio. Sì, ne avevamo uno buonissimo. Vai a mangiare anche tu che hai fame. E anche tu hai fame, tu mangi una scatoletta, in modo tale da risparmiare un po' d'acqua. Ok, vai qui. E sei stanco, quindi ti mando a letto. Vai, 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 vai a letto. Go, 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 go. Ora va meglio. Allora, visto che il giorno è finito e non abbiamo abbastanza materiali per fare un aggiornamento, una cosa del genere, perché abbiamo solo 24 materiali, abbiamo un bel po' di materiale medico. Direi che... Esci. Ah, dobbiamo mettere la stufa, dobbiamo mettere la stufa prima di finire l'episodio. Veloce, 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 se no fa freddo, non freddo poi. Vai, 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 vai. Ok. In modo tale che la temperatura salga, vedete già sta salendo, molto bene. Forse ne possiamo mettere due, non lasciamone uno. Detto questo, andiamo, terminiamo il giorno, visto che c'è poco altro da fare. La mia idea è o andare a rovista, o andare a commerciare l'acqua e il surplus di cibo che abbiamo, oppure andare alla scuola bombardata e fare un inferno. Ed è questa l'opzione che sceglierò, visto che è andata bene l'altra volta all'agenzia di viaggio. Dov'era? Se fosse l'agenzia di viaggi che abbiamo fatto la strage, se non ricordo male. Tu dormi, tu fai la guardia e con il vecchio Marco andiamo a fare una strage. Allora, dammi il coltello, dammi... no, la pistola nuova, portiamo il fucile a pompa, visto che uno scontro avvicinato potrebbe essere davvero l'ideale. Portiamoci anche il piede di porco, che cioè, mi ricordo che la prima volta c'era un armadio chiuso. E andiamo a rovistare. Allora, devo fare... Allora, entra, sì, tanto qua non c'era nessuno. Allora, vediamo se riesco a fare del casino a tirare. Allora, se io apro questa porta col piede di porco, in teoria loro dovrebbero fare tutto questo giro. Ok, ok, via, 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 via. Sali, 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 sali. Ok. Quindi metti il coltello, adesso vedete sto qui è passato, quindi dovrei avercela fatta a tirare, il mio piano ha funzionato. Eccolo che arriva, eccolo che arriva, eccolo che arriva. Muori, bastardo. Vai su, vai su, vai su, vai su, vai su, vai su. Vai su, ok.
Se riusciamo a fottere anche questo. Vai, sali. Ok, perfetto, grande. Vai, torniamo giù, facciamo questo giochino per un po' di volte. Allora, non vedo nessuno arrivare, iniziamo a rovistare. Hai rovista veloce. Iniziamo a rovistare questi due cadaveri. Solo due colpi, cioè sei un muzzo. Ok, dentro, 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 ho sentito chiudere il libro. Ah, ah, ah. Oh, te la sei data, eh? Figlio di puttana, no, tu sei il figlio di puttana. Tango down. Perfetto, rovistiamo anche questo. Oh! Vai su, vai su! Vai su, vai, vai. Mica questo c'ha la K, questo c'ha la K, questo c'ha la K. Muori, muori! Ok, adesso rovistiamo. Ah, dovremmo averli fatti voi tutti adesso, eh. Sento ancora dei rumori però in giro, però. Quanti cazzo ce n'erano? Qui poi andiamo a commerciare tutte queste belle armi con il buon vecchio Boris. E qui sono parecchi. Sono parecchi soldini o comunque cose buone che ci vengono in tasca. Ok, qui erano tutti armati, con pochi colpi ma tutti armati. Tre pistole e un fucile, mamma mia. Allora, qui cosa abbiamo? Medicine, buono, molto bene. Con la crisi che c'è in questo momento le medicine non ci possono che far bene. Cos'è quel suo? Ancora uno ce n'è. Cazzo. Cazzo, 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 veloce! Ce n'è ancora uno, non ci credo che ce ne sia ancora uno. Che cazzo sei tu? Muori, bastardo. Dovrebbero essere finiti adesso. Che cazzo? Tu cosa? Avevi anche tu una pistola. Basta. E che cazzo, ancora gente, cioè basta. Ok. Controlliamo. Wow! Wow, 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 bingo, bingo, bingo. Questi ci servono perché sono molto utili e rari. Questi ci servono per risparmiare un po' di materiale a casa. Madonna quante pistole, qui c'è ancora dell'alcol. Qua dobbiamo portare poi il vecchio Boris. Qua ci sono dei rumori. C'è nulla che ci interessa. Allora, vediamo un po' qua. Porca troia quanto tabacco. Tabacco, 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 madonna quanto ce n'è qua. Ok, lasciamo lì per il momento. Qui c'è un altro mobile da sfondare. Qua c'è uno. Pace e libertà per la salute. C'è qualcuno, però non si muove. Forse è bloccata la porta, meglio andare a controllare. Vediamo se si muove. Sarà bloccato lì perché ci sarà una porta chiusa. Oh! Mi piace poco, si è rotto. E vabbè, fa lo stesso. Wow, 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 wow! Bingo di nuovo! Zucchero Madonna, qua dobbiamo tornarci assolutamente. Dobbiamo costruire un piede di porco nuovo, però. Prendiamo le medicine. Qui, madonna, c'è pieno di zucchero. Cosa c'è? Perché questo qua non si muove? Ce n'è un altro. Qua non c'è niente. Qua ci sono dei pezzi, roba che al momento non ci interessa. Andiamo a vedere qua.
Altri pezzi d'armi, dobbiamo tornarci poi con Boris qua. Andiamo qua. Madonna mia, porca puttana. Allora, posa questi e prendi le due band. Le due band. Posa questo, prendi due di cosi. Addirittura c'è del cibo qua. Posa una pistola e prendi tre di cibo. C'è anche sette d'acqua. C'è tonnellate che dobbiamo prendere con Boris. Volevo vedere solo dove era il tizio nascosto. Ah, è buggato! E non c'è un modo per... queste robe qua dovrebbero essere... Ah, ho capito. Quindi c'è altra roba qua sotto, ma è buggato. Non c'è un altro modo di venire qua. Non so come raggiungere quel luogo, nemmeno io. E chiusura, dobbiamo fare un altro piede di porco. Vabbè, vai via. Meglio correre all'uscita. Anche torneremo con Boris, non mi rimane molto tempo. Corri all'uscita, corri, corri, corri. Abbiamo preso di tutto. Via, 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 via. Olè. Beh, direi che è andata più che bene, direi. Una strage, probabilmente saranno un po' depresse adesso per la strage che ho fatto. Giorno 21, mi erano pesantemente armate, avevano bisogno di quella roba. Vorrei poterlo cancellare, ma che scelta aveva? Erano armati, tutti armati, cattivissimi. Sembrerebbe iniziare a sentirsi poco bene. Va bene. Allora, nel prossimo episodio continueremo e faremo... andremo avanti e faremo un altro salto a quel posto pieno di roba. Comunque, per questo è tutto, un saluto e alla prossima. Ciao ciao!